Per la rubrica di Arte 20 News, questa sera siamo alla Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, dove si è svolto un interessante convegno sulla cooperazione internazionale organizzato dal Comitato Cittadino di Pistoia della Croce Rossa Italiana. Per sapere gli argomenti trattati ne abbiamo parlato con Giorgio Taffini, presidente del Comitato Cittadino della Croce Rossa, con la relatrice Simonetta Filoni, vicepresidente del Comitato Cittadino della Croce Rossa di Pistoia, e con Esvaldo D'Ulivo dell'Associazione Amici di Francesco e con Paolo Carrara della Fondazione Un Raggio di Luce. Giorgio Taffini, presidente del Comitato Croce Rossa di Pistoia. Una giornata dedicata a un confronto sul tema della cooperazione internazionale. Ma cosa rimane dopo i contributi di oggi? Beh, un senso di appagamento, perché effettivamente siamo venuti a conoscenza di una serie di iniziative che molti di noi non sono alla ribalta della cronaca, ecco, diciamo così. Però ci sono persone che si danno da fare per aiutare persone che non conoscono, con cui vengono a contatto nel terzo mondo, in Africa, in Asia. Ed è veramente una scoperta meravigliosa, perché ci fa di nuovo sperare qualcosa nell'umanità. Presidente, degli argomenti è emerso che non è facile fare attività in queste nazioni. Non è facile, ne sa bene le difficoltà la Croce Rossa, perché noi operiamo in questo campo da tempo, in più continenti, con vari progetti, e questa è una delle fasi, diciamo, di illustrazione delle nostre iniziative. Sappiamo di non essere soli, ma oggi abbiamo piacevolmente scoperto che proprio accanto a noi, nel nostro comitato, ci sono enti, onlus, che fanno il medesimo nostro lavoro e lo fanno con grande professionalità e con risultati, direi, al di là di tutte le aspettative. Simonetta Filoni, vicepresidente del Comitato Croce Rossa di Pistoia. A margine di questa iniziativa organizzata dalla Croce Rossa è emersa una cosa importante, e cioè che le donne sono al centro di tante situazioni difficili in tanti paesi, ma su questo si sta lavorando con tanti progetti. Sì, è un argomento molto sentito dalla Croce Rossa, perché le donne sono la forza motrice in molti paesi, sia africani che asiatici. Su di loro si punta molto il lavoro della famiglia, e quindi ecco che la Croce Rossa interviene cercando di promuovere tutte quelle attività e la formazione necessaria perché le donne possano essere fonte di sviluppo all'interno della famiglia e delle comunità in cui vivono. Due volte manca la madre, quindi i bambini vivono con i zii, con i nonni che non sono in grado di sostenerli, spesso non sono in grado neanche di, non hanno nemmeno le conoscenze per capire come un bambino di 3 anni deve essere nutrito, quindi insomma noi diamo supporto anche a questo tipo di situazioni, e il nostro scopo comunque è sempre quello di reinserire un bambino all'interno della propria comunità, quando si trovano proprio in un centro d'accoglienza o in una casa famiglia, o di dare una mano alla famiglia affinché possa trovare da sola, insieme a noi e insieme ai nostri partner in Benin, la possibilità di essere autosufficiente. Nelle parti del mondo, in quelle regioni dove c'è più necessità, e aiutiamo non solo i singoli ma anche delle intere comunità. E cerchiamo di fornire gli strumenti per la propria autonomia, cioè il principio che cerchiamo sempre di rispettare è quello di far sì che le persone poi possano diventare autonome, cioè che il nostro aiuto poi alla fine, dopo che è finito, possa continuare, perché abbiamo dato alle persone una certa autonomia. Ecco, le caratteristiche dei nostri interventi: finanziamento prevalente di beni di investimento, cioè cerchiamo di far sì che i progetti che portiamo avanti siano progetti basati su investimenti duraturi.